Verso la fine del secondo millennio avanti Cristo, in Sardegna, come in altre isole del Mediterraneo occidentale, la Corsica, le Baleari, si sviluppò una civiltà molto fiorente, caratterizzata da un'intensa attività edilizia. Il prodotto più significativo di questa società di pastori e guerrieri è il nuraghe. Si tratta per lo più di una torre troncoconica costruita con conci megalitici, collocata in posizione isolata come avamposto strategico o posta come presidio di un nucleo abitato. Il nuraghe Sant'Antine, il più importante dell'isola dopo quello di Barumini, consiste di un grandioso complesso articolato intorno ad una torre centrale a tre piani, risalente al IX secolo a.C., che per la sua ampiezza e lo stato di conservazione è sicuramente una delle architetture megalitiche più importanti del Mediterraneo occidentale.